Ciao a tutti ragazzi, qui Andrea di marketingdesign.net. Oggi concludiamo la nostra super serie dove andiamo a vedere come creare siti WordPress scrivendo codice smart, andando a sfruttare appieno lo starter team che abbiamo creato. Lo Starter Team ci permetterà di creare un sito professionale veramente in pochissimo tempo. La struttura del nostro tema peserà meno di 30K, quindi stiamo parlando, ragazzi, di un peso che è praticamente nullo, pesa molto meno di un'immagine di media qualità. Quindi il nostro sito sarà estremamente performante e reattivo al cambio di pagina. Per farvi capire, peserà più di 10 volte in meno del builder più performante sul mercato. Quindi non abbiamo crocchi strani, facciamo le cose fatte bene e il nostro sito sarà comunque realizzato in poco tempo e in maniera efficiente. Oltre a questo avremo totale libertà di customizzazione, quindi potremo andare a personalizzare la struttura delle nostre pagine in maniera molto molto efficiente utilizzando Gutenberg e un pizzico di foglio di stile attraverso il metodo Next Level che andiamo a vedere poi nel corso Pro. C'è il link qui sotto in descrizione se volete maggiori informazioni. Un'altra caratteristica estremamente importante è che utilizzando solo funzioni native di WordPress e andando a seguire tutte le best practice, il nostro sito sarà sicuro ed affidabile. Infatti potremo spostare e gestire tutte le varie funzionalità del sito senza preoccuparci troppo di avere problemi di aggiornamento di plugin, immagini che saltano su siti in produzione, come purtroppo mi è capitato anche recentemente. Quindi avremo una ottima affidabilità e una grande sicurezza. Come vi ho già anticipato nelle precedenti lezioni, questo tema è la base di un nuovo tema che andremo a sviluppare molto più approfonditamente, aggiungendo un sacco di funzionalità all'interno del corso Next Level WP Pro. Nel corso abbiamo più di 80 lezioni dove andiamo a vedere nel dettaglio tutte le attività che servono per realizzare un progetto WordPress professionale a 360 gradi. Andiamo a realizzare ben 4 temi diversi per situazioni diverse e alla fine di questo corso ti assicuro che avrai una totale padronanza di WordPress e potrai realizzare praticamente quello che vuoi. Non perdiamo altro tempo e andiamo sul computer. Bene ragazzi, eccoci finalmente sul computer, siamo pronti per partire finalmente con la realizzazione vera e propria della stilizzazione del nostro sito, ok? Quindi questo è il design che dobbiamo andare a convertire su WordPress. In questa lezione andremo a vedere tutte le potenzialità del metodo Next Level, ovvero il metodo che vediamo per realizzare siti professionali in maniera efficiente all'interno del corso Next Level WP Pro. Il succo di questo metodo è quello di sfruttare quindi la nostra base di partenza che conosciamo menadito perché l'abbiamo creata noi e Gutenberg per andare a realizzare codice in maniera super efficiente. Gutenberg ci permette di costruire strutture HTML veramente in pochissimi click e con pochi tweak, con poche regolazioni CSS riusciamo veramente a fare tantissime cose utilizzando veramente un approccio super efficiente, creando strutture di super qualità, leggere, performanti, sicure e ottimizzate a livello SEO. Bene, come prima cosa cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare nel nostro bel local e qui incominciamo ad avere diciamo un po' di aiuti da local, perché se io ora voglio andare a creare una derivazione dal nostro starter team, non devo rifare tutta l'installazione WordPress, basta che gli dico tasto destro, clone site, lui qui mi chiede il nome, io lo chiamerò Simple Pro Styled, quindi stilizzato, o possiamo chiamarlo anche Simple Pro più diciamo in maniera semplice V2, così possiamo versionare tutte le varie versioni del nostro tema, visto che nel corso Pro andrò avanti a svilupparlo creando una versione 3, probabilmente anche una versione 4 con moltissime più funzionalità e diventerà praticamente la mia nuova base di partenza per tutti i progetti che andrò a fare. Quindi gli diciamo clone site. Ecco qui che ha clonato tutti i file, abbiamo qua il nostro Simple Pro V2, se gli diciamo Open Site, lui ci aprirà una copia esatta del nostro Simple Pro originale, però vedete che l'URL cambia, V2, local, eccetera, eccetera. Bene, come prima cosa andiamo a stilizzare l'header, ovvero il menu e il box, diciamo qui con la cover. Partiamo col menu, andiamo a vedere il nostro design di riferimento, abbiamo il logo a sinistra, le voci delle menu, del menu che sono nere e l'ultima voce che è evidenziata. Perfetto, come prima cosa devo andare qui nella nostra installazione V2, apro qui la mia installazione WordPress e mi trascino il nostro tema,
Teams, Simple Pro, qui lo rinomino in V2 così evitiamo di fare confusione, lo rinomino e me lo vado a trascinare. Perfetto, lo trascino in Atom e ora me lo metto qui sulla scrivania così posso lavorare comodamente. Ok, come prima cosa vado semplicemente a cambiargli qua il nome, Simple Pro, e lo chiamiamo Simple Pro V2 così siamo belli ordinati. Vado qui nel mio VP Admin e visto che gli ho cambiato il nome devo reimpostare il tema come tema diciamo attivo sull'installazione, quindi ci loghiamo, andiamo in Appearance Teams e gli diciamo Simple Pro V2 Activate e siamo dentro al nostro tema, pronti per partire. Dobbiamo reimpostare diciamo l'immagine in header, quindi vado in Customize Header Image e mi vado a reimpostare l'immagine. Ok, skip cropping e siamo allo stesso punto di partenza di prima. Perfetto, andiamo a sistemare quindi il menu. Se vado nello stile qui vediamo che all'header, che è questo qua, ho dato un bordo rosso e un padding di un certo tipo. Ora io cosa voglio fare? Voglio andare a rimuovere quel bordo rosso lì e voglio andare a lavorare sull'aspetto, quindi sull'header. Vedete che l'header l'abbiamo inserito qui e gli abbiamo dato bordo rosso, margin 10 e padding 10. Ora lo cancello da qua e vado a lavorare sul header qua sotto, quindi gli tirerò via il bordo rosso, però gli vado a mettere un background FFF, gli vado a mettere poi padding 20px e poi gli voglio dare un pochino i bordi arrotondati, quindi gli dico border radius e gli do per esempio un bel 10px, poi gli do un margin sempre di 10 e poi voglio dargli un po' di ombra, un po' di box shadow. Con gli snippet è molto semplice, gli diciamo CB e vediamo box shadow, eccolo qua, C box shadow. Questo qua è un'ombra che è diciamo larga 20px e questa qua è l'opacità, l'ultimo valore è molto poco opaca, gli diciamo 0.2, così è un'opacità che un po' vediamo. Salviamo, aggiorniamo e abbiamo il nostro menu. Ok, vedete che ha un po' di ombra, perfetto. Ora cosa voglio fare? Voglio mettere il menu, se andiamo a vedere qui nel design di riferimento, è dentro praticamente alla nostra hero section, è dentro all'immagine. Quindi voglio mettere il menu dentro a questo box qua dell'immagine. Come facciamo? Andiamo a vedere header.php. Questo qua è l'header con il menu e il logo. Questo qua è la hero. Vedete, la apriamo qua e la chiudiamo qua. Se io qui vado a farmi un po' di spazio e copio dentro tutto il mio header, quindi così lo sposto proprio dentro, abbiamo la hero che sostanzialmente contiene il nostro header, quindi menu e logo. Salvo, vado di qui, aggiorno e vedete abbiamo questo bel effetto. Vediamo che però anche qui sulla hero avevamo dato un po' di bordo per far vedere bene le sezioni nello starter. Ora lo possiamo eliminare, quindi vado nello stile dove abbiamo qua la hero, tiriamo via il bordo rosso e tiriamo via anche il margine. Salvo tutto, aggiorniamo e la nostra hero incomincia ad assomigliare al nostro design di riferimento. Molto bene, andiamo a sistemare ora il menu e il logo. Dunque nel logo vado a tirargli via semplicemente il bordo rosso, poi nel corso pro vediamo esattamente come si fa per inserire immagini, per andare a fare diciamo operazioni sul logo, quindi per ora mi limito a tirare via il bordo rosso. Per quanto riguarda invece il menu, voglio qui nel menu LIA dargli un colore nero, color 000, quindi colore nero, salvo, aggiorno e ho il menu nero e voglio evidenziare l'ultima voce. Qui c'è un trick che veramente è molto figo, adesso vi faccio vedere subito. Se andiamo nei nostri menu, quindi vado qui dalla top bar nel menu, se io qua vado negli screen option e gli dico eccolo qua CSS class, lui ora mi attiva le classi CSS dentro le voci del menu. Se apro l'ultima voce del menu e vado a mettere qui la classe Evi,
e salvo. Se vado ora ad aprirmi la nostra installazione e ispeziono, vedremo che sull'ultima voce, adesso ispezioniamo in desktop, che sull'ultima voce, questa qua, se la clicco sull'LI qua, vedete che ho la classe, eccola qua all'inizio, Evi. Quindi ho aggiunto una classe dal menu, dalle opzioni del menu, su questo LI. Questa è una figata perché io ora adesso posso andarmi a stilizzare quell'LI come voglio. Quindi se io copio questo selettore menu LIA e qua mettiamo sull'LI.evi, vado a targetizzare praticamente l'ultimo elemento, gli dico background e mi vado a pescare qual colore, questo arancione qua, me lo pesco. Gli diciamo questo background lo voglio arancione, poi vogliamo un color FFF, quindi colore bianco, text transform uppercase, tutto maiuscolo, e il font weight lo voglio boldato. Salvo tutto, vado di qua, aggiorno, boom ragazzi, il nostro fantastico pulsante, bellissimo. Ci manca semplicemente mettere un bel bordo di 4 pixels e abbiamo il nostro pulsante rotondo, e posso cambiare anche un po' il padding. Al posto che fare 10 sopra, sotto, destra e sinistra, gli diciamo 10 sopra e sotto, e a destra e sinistra gli diamo un bel 20 pixels. Salvo, aggiorno, e abbiamo il nostro menu molto simile al nostro design di riferimento. Perfetto. Voglio però che nelle pagine abbia un'altezza più alta rispetto alla pagina blog. Vedete che adesso nella pagina blog, dove ho gli articoli, e nella pagina singola abbiamo la stessa altezza. Come faccio a cambiare questa altezza? L'altezza è impostata qua, vedete che ho sull'H1 ho un padding di 100 sopra e sotto e 10 destra e sinistra, e la applico a tutta la Hero, in tutte le pagine, utilizzando la mia body class. Vedete che nelle pagine abbiamo sul body la classe page, quindi io posso utilizzare quella classe lì. E questo ragazzi è veramente uno di quei trick che poi nel corso pro, nel metodo Next Level, lo usiamo tantissimo. Se io qua gli dico page hero H1 e gli diciamo padding al posto che 100, 150, il risultato sarà che nelle pagine ho una cover più alta e nella sezione blog ho una cover molto molto più piccola. Se apriamo ora l'articolo singolo, prima nascondevamo la Hero, ora la Hero è dentro il menu, quindi praticamente non vediamo più il menu. Come facciamo a fissare questo? Basta che andiamo qua e al posto qui e cancelliamo o commentiamo il single Hero display none che avevamo dato prima, e se aggiorno ora dovremmo vedere il menu perfetto con questa grafica molto molto carina. Ok, quindi abbiamo sistemato, se vado nella home, abbiamo sistemato il nostro menu. Poi vabbè, qui adesso ci sono delle voci a caso, poi possiamo andarle a sistemare dopo se abbiamo tempo e voglia. Andiamo ora a strutturare la pagina interna sfruttando Gutenberg e sfruttando il potentissimo sistema Next Level, dove andiamo a sovrascrivere praticamente alcune proprietà CSS dei blocchi Gutenberg. Vediamo subito come fare, come andare a replicare questa struttura. Il principio dell'override è molto molto semplice in realtà, perché basta che andiamo nella pagina home, adesso facciamo subito un esempio. Ora nella home avevamo tutto il contenuto di test, lo andiamo a cancellare. Ok, praticamente per cancellare il contenuto di test che abbiamo inserito faccio un clic sullo sfondo, CTRL A o mela A su Mac, lui seleziona tutto e poi cancelliamo. Una volta che abbiamo cancellato, voglio inserire tre colonne, perché nel nostro design di riferimento abbiamo, dopo diciamo la cover, abbiamo tre colonne. Molto bene, grazie a Gutenberg basta che clicchiamo su più e scriviamo colonne, columns, e lui ci butta fuori quel blocco columns, clicchiamo e lui ci inserisce il blocco colonne. Ora voglio un blocco a tre colonne, e ora per ogni colonna voglio, se faccio un più, voglio un titolo, che sarà la nostra feature, cioè la nostra caratteristica del prodotto, feature lorem ipsum. Poi cosa voglio? Voglio un paragrafo, nel paragrafo mettiamo un po' di testo, me lo copio come sempre dal mio post-it di qua,
e lo inserisco così. Ora, al posto che copiare e incollare questo in tutte le altre colonne, basta che se faccio un click dentro Gutenberg, che in questo caso adesso vi faccio una piccola spiegazione di Gutenberg. Gutenberg funziona tutto a blocchi. Ora qui non vediamo molto bene la struttura, perché Gutenberg non ti fa vedere il bordo dei blocchi, però basta che clicchiamo qui e lui ti fa vedere dove siamo. Siamo in un heading, quindi in un titolo, dentro una colonna, dentro il blocco colonne. Quindi se voglio evidenziare il blocco colonne clicco qui e lui mi fa vedere la colonna. Se voglio evidenziare il blocco colonne, quindi quello che contiene tutte e tre le colonne, clicco qui e lui mi fa vedere il bordo di tutte le colonne. Visto che questa è una cosa che, diciamo, non è secondo me molto intuitiva a livello di user experience, non capisci bene dove sei se non sei un po' abituato, se non sei un po' diciamo molto tecnico nell'utilizzo di Gutenberg, soprattutto quando hai blocchi uno dentro l'altro, ho creato un fantastico plugin gratuito che vi invito a scaricare, che adesso scarichiamo, per vedere le linee di Gutenberg. È un'evoluzione di una soluzione che ho trovato su un blog americano. Io l'ho sistemato perché in alcuni blocchi non funzionava, adesso lo installiamo subito e vedremo nel dettaglio dove sono tutti i blocchi e i bordi, e così lavoreremo in maniera super super efficiente. Quindi andiamo a installarci il plugin. Adesso qua aggiorno, e un'altra cosa che faccio è voglio vedere qui il menu di WordPress, quindi voglio uscire da questa modalità full screen. Basta che clicco sui tre puntini e così vedo il menu di WordPress, e diciamo uno che utilizza come me WordPress da tanti anni ha bisogno di vedere il menu. Io, queste sono preferenze personali. Fatto questo, andiamo nella sezione plugin, gli diciamo add new e cerchiamo block guide. Invio e dovrebbe essere nei primi risultati. Non è il primo, è il secondo, eccolo qua. Block guide, 200 installazioni attive, stelline. Ragazzi, se lo scaricate, lo utilizzate, lasciatemi una recensione positiva, una bella 5 stelline, che aiutiamo questo plugin a diventare, diciamo, popolare, e chissà che un giorno non lo inseriscano nel core di WordPress. Sarebbe molto molto utile secondo me. Attiviamo e adesso vi faccio vedere. Se andiamo in Pages, Home, guardate cosa succede. Io, guardate, ho il mouse fuori dallo schermo. Sembra tutto uguale a prima, ma se ora vado sopra, boom, vedo i blocchi, vedo le colonne, vedo l'heading, quindi il titolo, vedo il paragrafo. Tutto veramente fatto con 4 linee di codice CSS, però nel punto giusto, è testato molto molto a fondo. Ok, quindi adesso cosa posso fare? Posso andare a duplicarmi la mia colonna, perché posso ora selezionarla. Basta che vado qui sotto, clicco e lui mi seleziona la colonna. Sono nel blocco colonne perché vedete anche qua sotto mi fa vedere document, columns, column. Sono nella colonna singola, gli dico duplica e gli dico duplica ancora. Mi aggiunge 3 colonne, qua ci sono le 2 colonne vecchie vuote. Rimuovi, clic, rimuovi. Veramente con queste guide si lavora molto molto meglio. Devo allineare tutto al centro, mi sono dimenticato di farlo, lo faccio al volo così. Quindi clic sul blocco e qui gli diciamo align center. E Gutenberg è migliorato molto comunque, ragazzi, perché prima, le prime versioni, non era così diciamo reattivo. Adesso secondo me funziona veramente veramente bene, e con un po' di aggiustamenti tutto è molto molto più intuitivo, e soprattutto le performance di Gutenberg sono incredibili. Ok, aggiorniamo la pagina e abbiamo, ragazzi, la home e il nostro primo blocco. Andiamo a eliminare i bordi blu sul container, che adesso non ci servono più. Container e article, e gli tiro via anche questi margini e questi padding che anzi no, facciamo così, i margini e i padding glieli lasciamo, tiriamo via solo il bordo blu. Ok, ci siamo, andiamo di qui, aggiorniamo e abbiamo il nostro layout a 3 colonne, molto simile, il carattere è leggermente diverso però molto simile. Ci vuole un po' di spazio qua in alto. Come facciamo a mettere un po' di spazio? Mettere uno spazio molto semplice, mettiamo qui dentro il puntatore, gli diciamo più e digitiamo spacer. Invio, eccolo qui, spacer, e lui ci inserisce uno spacer di 100 pixel. Io lo voglio di 40 e lui ci fa uno spazio di 40. Update, andiamo di qui, aggiorniamo e vedete, ragazzi, abbiamo il nostro layout molto molto bene. Ora andiamo a vedere come applicare il principio dell'override, cioè come creare un blocco con un CSS custom. Vedete, noi dobbiamo realizzare un blocco con questo design qua, quindi immagine
sfondo un po' scentrato, un po' spostato, titolo, testo e pulsante. Andiamo a vedere qui come realizzarlo. Se io qua gli dico più e inseriamo un media text, eccolo qua, ci inserisce un blocco con immagine e testo qui da parte. Gli dico che voglio un'immagine qui dentro, quindi facciamo upload. Sulla scrivania ho la mia immagine, che dovrebbe essere questa, eccola qua, la apriamo. Perfetto, qua nel paragrafo andiamo a mettere lorem ipsum test e al posto che fare un paragrafo lo converto in un titolo, in un headings, H2 va bene. Qui sotto voglio il paragrafo e andiamo a mettere due linee che mi copio da qua. Ok, e vedete però che questo blocco è un po' piccolino. Perché? Perché noi abbiamo, intanto aggiorno e questo lo allineiamo a sinistra, perché noi stiamo, anzi non lo allineo niente, di default va a sinistra. Perché? Perché praticamente noi stiamo lavorando su una larghezza di 720 pixel, mentre invece noi qui abbiamo un container che è di 1200 pixel. Come facciamo ad allargare Gutenberg da 720 a 1200? Basta che digitiamo change width Gutenberg Editor WordPress, anche scritto male, tanto Google ci aiuta sempre. Eccolo qui, changing the width of the Gutenberg Editor del Gabs Blog. Questo qua è una soluzione che io ho già testato, funziona. Praticamente dobbiamo andare a inserire questo stile custom nel function.php, quindi andiamo in function.php, dopo tutto mettiamo lo stile custom e poi dobbiamo lanciare questo stile con un action che è questa action qua, che semplicemente va a mettere nell'head della pagina di WordPress di amministrazione questo stile, questo blocco di codice. Copiamo l'action, andiamo a cambiare qui la larghezza del blocco, che da 720 diventa 1200, e la max width, questo va bene, non lo utilizziamo, però qui lo usiamo solo nella versione, nel corso pro, però qui gli mettiamo 1480, che poi ci servirà dopo per avere la gestione delle larghezze nel corso pro. Salviamo tutto e ora vado di qui e se aggiorno, no pardon, non di qui, qui nel backend, e se aggiorno dovrebbe allargarsi tutto e dovrei avere soprattutto un feedback reale delle spaziature. Perfetto ragazzi, vedete che figata. Ok, perfetto, dobbiamo andare a mettere qui sotto il bottone, quindi facciamo un bel a capo qui. E se faccio uno slash lui mi fa vedere tutti i blocchi che ho recentemente utilizzato. Non c'è il button, allora andiamo qui, faccio un bel più e cerchiamo i bottoni, buttons, eccolo qua, e andiamo a mettere lorem call to action. Perfetto, ho già i bordi arrotondati. Aggiorniamo, voglio andare a modificare il colore di questa call to action, posso farlo qui dai color settings. Se io mi seleziono il mio bel bottone, color settings, background color, custom color, gli posso incollare dentro il colore del mio bottone. Semplicemente faccio un doppio clic qua come prima, me lo vado a ripescare e poi lo inserisco qua. Perfetto, ora voglio andare a cambiare anche il livello di radius che ha, basta che vado qui e gli dico per esempio 6, ok. Aggiorniamo, perfetto. Ora dobbiamo andare a lavorare di CSS per impostare il CSS custom. Come facciamo? Il principio dell'override è molto semplice. Vado a mettere una custom, cioè una classe custom CSS sul blocco che voglio modificare. Quindi faccio un clic sul media text. Qui nelle avanzate sulla destra ho il box per aggiungere delle classi aggiuntive. Gli mettiamo panel info e aggiorniamo. Come abbiamo fatto praticamente prima con il menu, se ora adesso qui vado a controllare, faccio un bel ispeziona e vado qui, praticamente sul blocco vedete che ho qua panel info. Quindi con questa classe posso andare a stilizzare. Se vado nello stile, qui dopo l'aero facciamo un bel copia di tutto questo e mettiamo blocks. E qui mettiamo punto panel info, come sempre cbd, salvo aggiorno, e se vado di qui dovrei avere
il nostro bordo rosso. Perfetto, stiamo targetizzando l'elemento correttamente. Ora voglio andare a modificare lo sfondo di questo, del contenitore dell'immagine, che si chiama WP Block Media Text Media. Basta che copiamo qua questo codice, la classe, andiamo qui sotto, incolliamo la nostra classe, mi copio la classe che ho messo sul contenitore, panel info, così vado a modificare solo questo blocco qua custom. Apro e chiuso parentesi, gli diamo un bel background verdino come questo qua. Copio il verde, lo vado a mettere qua e dobbiamo praticamente creare questa struttura, quindi deve essere con un padding di almeno 30 pixels, i bordi arrotondati e l'immagine deve uscire da sotto. Come facciamo a farlo? Gli diamo innanzitutto un bel padding di 30 pixels, poi gli do un border radius di almeno 10 pixels e salvo, e lui mi dovrebbe fare un bordo di 30 pixels. Ok, ora devo trascinare l'immagine sotto, quindi vado a targetizzarmi l'immagine che è qua dentro. Semplicemente copio il selettore, gli dico img e gli diciamo margin bottom per esempio meno 60 pixels. Salvo, aggiorno, dovrò compensare diciamo un po' questa questo margine negativo dando un margin bottom di 60 al contenitore, così non ho problemi anche poi sulla versione mobile. Quindi sul contenitore gli do 60, su quello interno gli do meno 60, ritorno a 0. A livello di ingombri dovremmo essere perfetti. Ok, vedete che il bordo rosso del nostro blocco è perfetto. Andiamo a cambiare un po' i bordi arrotondati. Questo non è un border right, è per quello che non si vedono i bordi arrotondati, è border radius 10, e sull'immagine voglio un border radius di 20. Così abbiamo creato il nostro blocchettino custom. Tiriamo via il bordo rosso e gli diamo un margin top di 100. Salvo, aggiorno. E boom ragazzi, abbiamo il nostro bel blocco. Forse il bordo dell'immagine dentro è un po' troppo arrotondato. Diamogli anche qua di 10 pixels come al contenitore. Molto meglio. Andiamo a vedere un po' il design di riferimento. Ok, potrei dargli anche un padding top un pochino maggiore, però vabbè, per adesso va bene così. E direi che abbiamo fatto il nostro primo blocco custom. La call to action qua è leggermente diversa, deve essere maiuscola e boldata. Possiamo farlo direttamente da Gutenberg senza neanche usare diciamo un foglio di stile custom. E qua posso mettere il testo tutto maiuscolo. Ok, perfetto ragazzi, abbiamo il nostro blocco. Qui ero su due righe, quindi volendo posso metterci un pochino più di testo. Ok, facciamo un po' di di testi a caso. Perfetto, una volta che ho fatto questo blocco qua, la figata di Gutenberg cos'è? Che lui, io adesso se lo duplico, lui si ricorda tutte le impostazioni custom che io gli ho dato. Quindi io qua posso dirgli duplicate, vado qui a girare il blocco e quindi mi posso creare una strutturina così molto carina, dove posso duplicare tutto. E ora poi vado qua dentro modifico e in un secondo ho inserito del contenuto in maniera accattivante. Molto molto bene, andiamo a vedere qual è l'altro blocco che dobbiamo realizzare. È il blocco questo qua con la call to action. Andiamo a realizzarlo. Questo forse riusciamo a realizzarlo tutto in Gutenberg praticamente senza andare a utilizzare codice. Innanzitutto voglio mettere uno spacer, poi voglio mettere un headings. Dentro l'headings mettiamo un po' di testo come al solito. Ok, lo andiamo a centrare, poi andiamo a fare una capo. Vedete come con questo plugin che ho fatto per le linee guida è tutto veramente molto molto più chiaro. Andiamo a mettere il nostro paragrafo e poi mi posso duplicare qua i buttons, quindi seleziono qua il buttons, mi duplico la call to action senza dover impostare tutte le informazioni e vado a inserirlo qui sotto. Me l'ha perso, ok, lo inserisco qua, poi lo sposto giù con le freccine e lo allineo al centro. Ok,
faccio un bel update e vedete ragazzi, boom, la nostra call to action. Molto molto bene, posso se voglio andare a rendere questo qua, questo titolo più grande, posso dirgli huge, vediamo un po' come non default, non me lo prende, proviamo a dirglielo di qua, 70, too much, 50. Ok, così abbiamo un bel testo grande, perfetto, e così abbiamo realizzato la nostra strutturina in Gutenberg veramente in pochissimo tempo. Andiamo a sistemare il footer, il footer lo lavoravamo qua, ora mi copio questo e facciamo un bel commentino qui sotto dove andiamo a sistemarci il footer, incollo, copio il commento e gli diciamo, no questo non lo voglio, gli diciamo footer e al posto del bordo rosso gli diamo un bel background e gli diamo un margine, no il margine non glielo diamo, e gli diamo un bel padding di 30 pixel. Poi mi apro il footer e andiamo al posto di mettere footer, mettiamo copyright, trattino e mettiamo il WP blog title, il nome del nostro blog, e poi mettiamo un link facendo a tab con Emmet, mettiamo privacy, policy e qua mettiamo poi slash privacy, policy senza lo spazio iniziale con il link. Perfetto, il footer vediamo un attimo, devo allinearlo al centro, text align center, e se andiamo a vedere il risultato nel browser, boom ragazzi, ecco qua il nostro footer, molto molto bene, la nostra pagina è molto carina, regge. Andiamo a vedere il blog, il blog è da sistemare e la pagina singola del blog è da sistemare. Sull'immagine, se andiamo a vedere anche il nostro design di riferimento, voglio praticamente lo stesso design che abbiamo nella home, quindi per essere coerenti. Quindi come facciamo a realizzare questo design anche qui? Andiamo a vedere un po' la struttura di index. Ok, questa è l'immagine e non ho un contenitore dell'immagine, vedete che il link contiene tutto, quindi facciamo un bel post, facciamo un bel div punto post blog, anzi punto post img, così, e la vado a mettere nella mia index. Poi vado qui nello stile, gli dico qui post img e mi copio lo stile che abbiamo messo nel contenitore del media in Gutenberg e poi mi copio il selettore, gli diciamo img, quindi l'immagine che c'è dentro, e gli diamo lo stesso stile, salvo, aggiorno, e visto che il mio CSS è modulare funziona perfettamente anche su questo elemento, molto bene. Qua vediamo questo perché in questo elemento non abbiamo l'immagine, quindi vediamo il div, però va bene. Apriamo la pagina singola e dobbiamo fare la stessa cosa anche su questa immagine, quindi mi copio il mio post img, vado in single e lo vado a mettere attorno all'immagine, quindi qui lo apro, qui lo chiudo, salvo, aggiorno e vediamo un po', boom, la nostra fantastica pagina singola. Ok ragazzi, praticamente abbiamo finito. Avete visto in quanto poco tempo siamo in grado, utilizzando Gutenberg in maniera intelligente e utilizzando il codice modulare in maniera intelligente, facendolo lavorare per noi, in quanto poco tempo possiamo realizzare delle strutture accattivanti. E questa ragazzi è solo una base di partenza. Nel corso pro vedremo nel dettaglio come andare a utilizzare questo sistema e questo metodo in maniera molto molto più approfondita, andando a realizzare praticamente qualsiasi tipo di design. Andiamo a fare un minimo di test su mobile, quindi ispeziono, andiamo qui a vedere su iPhone, guardate il nostro menu che figo, poi qui questo ragazzi possiamo renderlo largo tutta la larghezza della pagina o diminuire il padding, però anche così veramente funziona molto bene. Poi abbiamo il messaggio sulla home,
tutti i nostri blocchi reggono, sono spaziati bene. Qua magari dobbiamo diminuire un pochino qua la grandezza di questo testo, ma comunque regge. Pagina di test, ok. Andiamo a vedere il blog. Vedete che la header diminuisce, intravedo il primo articolo, scrollo e se clicco mi si apre il primo articolo con questo fantastico design. L'interlinea del paragrafo è un po' piccolina, andiamo a modificarla. Stile EP, gli diamo un bel 1.5 e aggiorno. E direi anche qua su, diciamo, sul paragrafo dell'article, nella single, di aumentare un po' la grandezza. Solo qui però voglio aumentarla, quindi possiamo dirgli qua sotto, visto che abbiamo la body class, single P, font size 18px. Salvo, aggiorno e vediamo un po'. Ok, molto meglio, bello leggibile, e aumentiamo un pochino anche la line 8. Mi piacciono che sia veramente, si deve leggere benissimo il sito, perché sennò non va bene. Ok, andiamo a vedere su desktop come si presenta, molto molto bene. Quindi ragazzi, avete visto in quanto poco tempo siamo riusciti con la nostra base di partenza, che facciamo solo la prima volta, a realizzare un sito graficamente estremamente accattivante. Nella versione pro del corso Next Level WordPress andremo a vedere come svolgere moltissime altre cose, aggiungere moltissime altre funzionalità, come aggiungere il logo, come andare a cambiare l'immagine di sfondo, come andare a realizzare template più complessi con per esempio qui il menu trasparente, come andare a utilizzare il customizer per come aggiungere i commenti nel blog e molte molte altissime cose, visto che nel corso pro ci sono 80 lezioni con 4 temi custom realizzati da zero. Vi assicuro ragazzi che una volta che avete fatto questo corso, avete seguito tutte le lezioni, siete un esperto pro di WordPress, perché c'è dentro tutta la conoscenza e tutte le tecniche e i metodi che io ho elaborato in 12 anni di sviluppo continuo con WordPress. Bene ragazzi, con questo abbiamo visto come creare il nostro sito WordPress scrivendo codice smart in maniera super efficiente grazie al nostro starter team. Se questo video ti è piaciuto lasciami un bel like, se questo video ti è stato utile condividilo e spargi la voce, spargi il verbo in giro, perché questo è veramente un contenuto di valore. Se vuoi fare il passo successivo, il next level, e imparare veramente a realizzare siti WordPress professionali in poco tempo, efficienti e sicuri, ti lascio qui sotto il link in descrizione. Ci vediamo presto, un saluto, ciao!